Ecco, secondo me c'è un grosso limite da parte, o meglio, c'è una misconception, una concezione di notifica. Attenzione. No? No, sto guardando la camera. Ah, ok, grande. C'è un approccio sbagliato. Vabbè, a parte in Italia, l'Italia ha una mentalità molto limitata. Appunto, attenzione a dire dei termini in inglese che poi ti dicono, tu parli... Non sono un professore di letteratura inglese, gradirei che si parlasse l'italiano. Comunque, certo. Ci sono diverse incomprensioni e approcci sbagliati, ad esempio che l'arte ti debba portare o debba nascere dalla sofferenza, mm-hmm. che l'arte debba coesistere, convivere o esprimersi attraverso la sofferenza, mm-hmm. e che l'arte non possa essere in qualche modo commercializzata, ma debba rimanere arte fine a se stessa. Okay. Ora, o che l'artista deve per forza fare una vita estrema, sai, alcol, droghe, queste robe qui. Bravissimo, bravissimo. Perché io conoscevo una persona che era molto... Aveva molto questa idea, che se sei un artista devi essere per forza... No, queste sono, vabbè, innanzitutto queste deformazioni e declinazioni della definizione di arte vengono dalla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dei caffè francesi, no? Che c'era la famosa Belle Époque, dove mm-hmm. c'era questa versione molto romantica dell'arte legata appunto all'utilizzo di droghe o di alcol, eccetera, di vivere una vita piuttosto intensa, eccetera. E ognuno sceglie la vita che vuole, sì, quindi non stiamo a giudicare nessuno. Però il concetto di associare l'espressione artistica o creativa con un'identità che debba necessariamente andare a richiamare o rappresentare certi stilemi, certi cliché, eccetera, è una cazzata. Okay? Sì. Cioè, cerchiamo di dire le cose come una stanno. Una grande cazzata, sì. Ora, la cosa che più mi fa tristezza, la cosa che mi fa profonda tristezza in Italia è che si creda che non si possa vivere di arte. Sì. Ed è una cosa veramente che mi fa... Prima mi faceva girare le palle, adesso mi fa solo tanta tristezza. Eh sì, perché poi siamo arrivati adesso in un mondo che appunto con l'arte ci vivi, nel senso se sei un content creator. Se sei un content creator ci vivi alla grande. Però facciamo un passo indietro. L'arte, ad esempio qui in Italia viene vista molto come una forma hobbistica. Cioè, ai bambini viene permesso, viene concesso e soprattutto viene stimolata l'espressione artistica come espressione del sé e come sviluppo dell'intelligenza creativa. Poi pian piano, facci caso, crescendo, esatto. Andando verso l'adolescenza, per non parlare poi della tarda adolescenza, viene sempre più indottrinato, viene eliminata questa componente e viene data una direzione molto analitica, molto... Stavo dicendo un termine che non posso dire, vabbè, molto rigida, ok? E l'arte viene molto da impiegato, diciamo molto, così, molto, molto impiegatizia. E da l'arte, soldatini, bla bla bla. Esatto, e l'arte viene destinata solo a pochi eletti che intraprendono una carriera professionale artistica. Ora, mm-hmm. importantissimo, dichiariamo questa cosa: se vuoi essere un artista, non devi necessariamente vivere della tua arte. Ma se sei un artista e vuoi vivere dalla tua arte, puoi farlo. Quindi questa secondo me è una differenza sottile, ma fondamentale. Certo, perché come dicevo... Quindi cosa dicevi tu prima riguardo alla content creation e alla possibilità di vivere delle proprie passioni e della propria creatività? Appunto, come dicevo prima io nelle mie fotografie ci metto tutto, cioè cerco di fare arte con quella cosa lì. Quindi facendo arte comunque io ci lavoro. Quindi cerco anche di guadagnarci qualcosa. Capito? Quindi questo è il senso, nel senso che se tu riesci a non limitare la tua arte, ecco, a non tenerla racchiusa in un certo contenitore, ma farla conoscere a più persone e cercare di costruirci su un business, non c'è nulla di male, anzi è giusto che sia così, secondo me. Secondo me, assolutamente, concordo, ribadisco, puoi scegliere di essere un artista in termini, diciamo, solo espressivi, estetici, sì, o di identità personale e farla finita lì. Dice, sì, a me piace tornare a casa la sera dopo 8 ore di ufficio, aver lavorato in azienda, in negozio, e fare la mia arte. E
scrivere, comporre, uscire a fare qualsiasi cosa ti piaccia e finisce lì. E non devi necessariamente, attenzione, questa è una distinzione, non devi dire che è un hobby. Non è necessario. Hobby è una parola che è stata inventata e creata nel XX secolo per andare a giustificare il fatto che la società contemporanea non accettasse le espressioni creative, esatto, e quindi dovessi in qualche modo giustificarla, bravo, alla società. Bravo, bravo, sì. Quindi vaffanculo, lobby lasciamolo agli hobbisti, ovviamente con grande rispetto per tutti, però puoi essere un artista senza essere un professionista, però, ma come dice Walter, puoi essere un artista e al contempo vivere, sì, della tua arte. Anche perché se poi quella cosa lì la fai tutte le settimane, la fai tutte le sere, cavolo, cioè sei un artista, cioè nel senso, assolutamente, se tu tutte le sere torni a casa dal tuo lavoro canonico e fai quella cosa lì, perché definirla un hobby? Non è un hobby. In inglese ad esempio si dice, a proposito di professori di letteratura inglese, si dice side hustle, cioè quindi un'attività parallela, e già l'accetto di più come definizione. Già è diverso. È un'attività secondaria, un'attività parallela, un'attività che fai appunto in parallelo a qualcos'altro, ma il ridurre in modo così mediocre e con questo eccesso di zelo, questa parola, andando a dire un hobby è farsi una passeggiata sul lago di Como la domenica, sì, perché non c'è un cazzo da fare e vuoi andare mano nella mano con la tua fidanzata a fare una, sì, passeggiatina, dici noi come hobby ci piace passeggiare sul lungo lago la domenica pomeriggio, va bene, ma come ha detto Walter, lo condivido appieno, se tu tutti i giorni o comunque nel tuo tempo libero o comunque quando hai dello spazio ti piace trovare la tua espressione attraverso una chitarra, una camera, una videocamera, un computer o un iPad o qualsiasi altra cosa, quella è la tua arte e non devi in nessun modo fare finta nessuno che non c'è. Esatto. Il video che hai appena guardato è una clip estratta dal nostro podcast Content Creators Italia, realizzato con il mio amico e socio Walter Stolfi. Se hai tratto valore dal video, mi raccomando, iscriviti al canale, mettimi un bel like e ti lascio qui un video da guardare sin da subito.